sì. Ok, quelle... adesso facciamo il solito esperimento che ho fatto l'altra volta. Sì. Con... sì. Voi cosa... ah. Chi sono quelli? Vedendo quelle tre statue. Sì. Perché si dice, cioè, c'è molta gente che dice ma l'arte basta vederla, entrate dentro la conocchiata. Sì. Cosa capisci? Direi premessa, sono tre uomini. Premessa, sono tre uomini. Tre uomini, ok. Hanno la barba. Sì. Ok, provo a sparare, dai. Sono Platone, Aristotele e Sant'Agostino. Su Sant'Agostino c'è il beccato, non so quale dei tre è Sant'Agostino. Quello di là. Quello più a... aspetta, a sinistra. Sì, come hai fatto a sapere il tuo... perché c'è il parrucco, c'è il, quel copricacco da prete, no? Perché me l'avevi spiegato l'altra volta, che lì. Non me l'hai spiegato. Che era l'unico che giro. No, quello non è proprio. Ah. Sant'Ambrogio è l'unico che, leggeva non ad alta voce. Quindi va... allora il punto è questo, quindi vedete, sì. Questo è il classico caso dove secondo me se uno non spiega che cos'è quella roba, sì. E io la uno pensa, che siano Aristo, un essere umano normale, giusto. Poi che ha 18 lauree in storia dell'arte è un altro discorso. Il più a sinistra è Sant'Agostino, sì. Sant'Agostino, che adesso lì non so quanto si veda, ma sì, si vede anche qua poco sul libro. Vabbè. Com'è che è? Sul libro sto quindi, inquadrando. Ma il libro è zoomato troppo. Allora, ma dimmi. Si fa zoomare così. Ah, ok. Zoomiamo meno. Allora, sì. Punto 1, Sant'Agostino, che è quello più a sinistra. Sì. Veste non da prete normale, ma una veste da ordine mendicante. Sì. Che non è quella che metteva di solito. Sì. Ma perché è la veste dell'ordine mendicante che c'era qui. Sì. Quindi essendo l'ordine Zambonini che mi ha dato, Sant'Agostino lo vestivano come loro. Ok. Poi vabbè, ha un libro in mano con su scritto Hic me genuit in Cristo. Sì. Si dice che questa frase latina è relativa al fatto che Sant'Ambrogio ha avuto un ruolo nella sua conversione. Io il latino non lo so, per cui bene cosa intendesse non lo so. Sì. Piccolo particolare, tutte e tre le statue guardano a destra. Sì. Perché a destra? Perché a destra della chiesa c'era il fuori dalla città. Quindi chi da fuori entrava al centro della città veniva visto da loro anche a modo di protezione. Sì. Poi, per piccoli particolari, la statua al centro è San Marco e di fatti si vede, se lo sta inquadrando, c'è un piccolo leoncino che lui tiene in mano. Si vede. Che, e vabbè, comunque si vede, se uno poi si prende il libro se lo guarda, perché? Perché San Marco ha come simbolo il leone alato. Ok. E l'altro è Sant'Ambrogio. Sì. Su cui non ci sono segni particolari. Di solito lui ha la frustino a tre, quindi qui non c'è, o è andato perso. Ok, quindi giustamente Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, San Marco, che è tra l'altro il santo a cui è dedicata la chiesa, sì. E Sant'Agostino perché qui c'era il convento agostiniano. Adesso che ve l'ho spiegato lo sapete, prima sì, sì. Era un po' dura. Sì.